all'ordine del giorno per esaminare la situazione degli impianti sportivi. Adesso, appena parte la registrazione, io lo ripeto brevemente. Vorrei consentire ai commissari di dare uno sguardo a questo documento, dopodiché diciamo ripercorrere insieme alcune questioni che sono state sollevate. Se riusciamo ad avere le risposte, perfetto, diversamente ci dica lei come fare. Prego, Sì, le Caterina. anticipo che la persona che doveva partecipare a questa riunione, che era stata delegata, non ha potuto partecipare. E E lei è quindi in grado di rispondere oppure fa da portavoce? Mi aiuti a capire esatto, meglio. faccio da Va portavoce. bene. Poi se Allora, qualcosa conosco la dico volentieri, va altrimenti mi bene. Va riservo, ecco, benissimo. di dare delle risposte per iscritto. Va benissimo. Allora, grazie comunque per aver partecipato. Caterina, prego. Grazie a lei. Sì, inizio e faccio l'appello brevemente. Parla Caterina, grazie. Rico. Presente. Chiarappa. Assente. Cristicchi. Presente. Ugunato. Presente. De Iulis. Ci sono, ci sono. Crescenzi. Presente. Emili. Presente. Enrico. Enrico. Non c'è. Va bene, andiamo avanti, poi si ricomincia. Tranquilli. Presente. Perfetto. Grazie Caterina. Allora, ricominciamo la seduta che avevamo sospeso. Io sono ancora in attesa che mi chiamino per la visita medica, per cui vi chiedo una cortesia. Avendo fatto già una parte del dibattito politico nella prima parte di questa commissione, insieme alla direzione socioeducativa abbiamo fatto delle domande che abbiamo concordato poi di fare una nota. Noi abbiamo qui con noi presente il Dipartimento Sport, che ringraziamo per aver accolto l'invito. L'obiettivo di oggi è quello di rivedere insieme la nota che vi ho trasmesso per facilitarvi anche il lavoro, anche tramite WhatsApp, al fine di poter ripercorrere quella nota che ci è stata trasmessa e quindi portare avanti l'istruttoria relativamente alla situazione degli impianti sportivi comunali. Il Dipartimento Sport che ha aderito a questa commissione, Ottaviano, ci ha informato che ascolterà le nostre istanze e praticamente cercherà dove può di rispondere in quanto in sostituzione di un collega. Diversamente loro sono comunque disponibili a ricevere una richiesta scritta anche per celerità e come dire, fluidità del lavoro di commissione. Vi prego di adesso concentrarci nella lettura della nota, di cui una parte è tecnica, una parte invece è proprio una relazione che ci spiega dove ci sono delle problematiche o meno. Dove vi ho scritto, come vi ho anticipato prima, ad inizio settimana io ho mandato una nota al Dipartimento Sport anche per chiedere se aveva per noi delle informazioni relativamente all'eventuale richiesta di adesione per beneficiare come dire, dei benefici, scusate il gioco di parole, derivanti dal decreto rilancio, in quanto nella relazione che ci è stata fornita non emergeva. In più, vado a memoria, correggetemi se sbaglio, non risultavano esservi emessi bandi relativamente alle concessioni scadenze scadute nel periodo di riferimento che era, diciamo, alla nostra attenzione. Abbiamo cercato di ottenere dei dati pressoché aggiornati almeno al 30 giugno, che era il periodo in cui noi facevamo l'esame della situazione. Detto questo, io vi invito ad una lettura. Se qualcuno di voi può almeno andare per eccezioni, leggere per la situazione del nostro municipio quella che è la situazione nel documento relazione. Chiunque, io lo ringrazio per il supporto. Dobbiamo Dopodiché, leggere dalla la prima, allora. leggiamo dalla prima. Ecco, Andiamo leggi direttamente. Ecco, tu, allora. Alfredo, va. Andiamo per eccezioni in modo tale da capire la nostra attenzione dove si deve, diciamo, fermare per una istruttoria e valutare cosa si può chiedere già adesso e cosa eventualmente dovremo comunque riportare per iscritto. Questo lo possiamo chiedere anche al Dipartimento. Allora io parto dalla prima lettera in cui c'è scritto richiesta chiarimenti, protocollo CN 74385 del 2020.
Facendo seguito alla richiesta in oggetto si rappresenta quanto segue. Dagli atti in nostro possesso non sono a tutt'oggi stati emessi bandi o assegnati impianti sportivi municipali siti nel municipio Roma Nuova. Per contenzioni in atto si allega la nota dell'architetto De Luca della gestione impiantistica sportiva. Sono state avviate procedure di decadenza ai concessionari dei seguenti impianti sportivi comunali. Centro federale Bocciodromo, via della Grande Muraglia, in concessione alla FIB. Questo comunque riguarda i centri sportivi comunali. Impianto sportivo Ferradella Sporting Club. Impianto sportivo Fonte Roma Eur, via Ferruzzi, via Amendola, in concessione a Fonte Meravigliosa Sport. Impianto sportivo Anzio Miancini, sede di Pantini, in concessione del Decenzi. Impianto sportivo Torpagnotta, via Bruno Pontecorvo, in concessione alla SSD ARL Sport City, è stato ripreso dal Dipartimento con decreto numero 81 del 26/5/2020. Ha provveduto all'affidamento diretto del servizio di manutenzione del verde all'operatore economico Verde Italia ed è uno degli impianti attualmente oggetto a vigilanza armata. Sugli altri impianti sportivi sono in corso attività ispettive da parte della gestione impiantistica sportiva. In merito al punto 3, in merito alle misure anti-Covid, si allega la lettera protocollo EA 83-12-2020 del 13/8/2020 che l'assessore Frongia ha inviato ai concessionari e ai gestori degli impianti sportivi, dove si elencano alcune soluzioni e agevolazioni in favore degli stessi intraprese o da intraprendere da parte dell'amministrazione. Sulle procedure anti-Covid riguardanti l'uso degli impianti sportivi, piscine e palestre, si applica quanto contenuto nel bollettino ufficiale della Regione Lazio numero 99 del 10/8/2020. L'impianto sportivo di Via Mendoza è stato ripreso dal Dipartimento e il 1 luglio 2019 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Tutto Care l'avviso di manifestazione di interesse prevista dal decreto legge 50 del 18 aprile 2016, nuovo codice appalti, per l'individuazione di un soggetto promotore di un partenariato pubblico-privato, avente ad oggetto la progettazione, finanziamento, la riqualificazione e la gestione dell'impianto sportivo capitolino con scadenza 5/8/2019, cui hanno risposto 16 operatori. Al momento però il Dipartimento è intento nel procedere all'acquisizione di un fosso di proprietà demaniale che attraversa l'area dove sorge il centro sportivo. Differenza tra manifestazione di interesse e bando. La manifestazione di interesse è uno strumento informativo che in genere si collega a una procedura negoziata per l'affidamento di un contratto sotto soglia. L'avviso pubblico esplorativo che ha per oggetto la manifestazione di interesse nel partecipare a una procedura negoziata è pubblicato sul sito internet dell'ente promotore e può essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Le norme cui fare riferimento sono contenute nel codice dei contratti pubblici. Il bando di gara invece è l'atto amministrativo che disciplina l'intero procedimento di una gara di appalto indetta da una pubblica amministrazione per l'esecuzione di un'opera o per l'acquisto di beni e servizi. Il bando di gara e gli altri documenti predisposti dalla stazione appaltante, disciplinare, capitolato e allegati formano l'insieme delle regole e delle prescrizioni che disciplinano una determinata procedura di gara. I bandi di gara sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli banditivi approvati dall'AVCP con indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo comma 1 bis del decreto legge 163/2006 codice degli appalti. Questa è la prima che riguarda gli impianti sportivi comunali. Ok, allora aspetta, su questa situazione chiaramente il Dipartimento ci ha risposto relativamente alla richiesta di chiarimenti che noi avevamo fatto, perché da quell'elenco che avevamo ricevuto alcune cose non c'erano ben chiare. Ok? Io avete osservazioni da fare nel merito rispetto anche alla tabella degli impianti sportivi e della situazione che ci aveva mandato il Dipartimento? Allora, io vorrei sapere, il centro federale Bocciodromo, via della Grande Muraglia in concessione alla FIB, come stiamo messi? In pratica
forse qui sono state avviate procedure di decadenza al concessionario, quindi anche questo può richiedere, in base alla, diciamo, alla situazione del Covid, una proroga, oppure ritornerà al Comune di Roma. Faccio la domanda. Scusami, aspetta. Allora, io annoterei un attimo per capire se ci sono anche altre domande. Vogliamo vedere un attimo il resto delle, in modo tale che comunque le consentiamo di fare un intervento, diciamo, più fluido. Abbiamo altri elementi? Io guarderei le altre due note che ci sono state trasmesse con lo stesso protocollo, in modo tale che possiamo coprire tutta la nostra istruttoria in modo completo. Allora, ricordiamoci che noi nel mese di, mi sembra fosse luglio, avevamo già avviato questa istruttoria in commissione. Quelle che sono pervenute adesso sono gran parte delle informazioni che ci mancavano. Che cosa manca adesso, diciamo, che cosa è stato aggiunto? Il fatto della comunicazione relativamente ai bandi, e manca di sapere ancora se c'è stato qualcuno che ha aderito al decreto rilancio. E prego Alfredo, puoi prendere anche le altre due note. Io direi che di fare attenzione, che quella che c'è stata fatta dall'assessore, cioè non è stata fatta dall'assessore Frongia, ma è stata allegata nella documentazione dal Dipartimento Sport, ed è la nota che l'assessore Frongia nel mese di, mi sembra, agosto, aveva trasmesso alle associazioni per l'intervento relativo alle le misure di contenimento del Covid. Allora, la pandemia. Quindi puoi anche non leggerla tutta, ma in estrema sintesi quella che è la richiesta, diciamo, che viene fatta, la proposta che viene fatta alle associazioni. Allora, non tutte, cioè senza leggerla tutta, dice, allora. Riguarda dunque quella che ho aperto io, questa è Roma Capitale. L'assessore allo sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini, questa? La 8312. Aspetta che controllo. Sì, Alfredo, quella firma di Frongia. Vedete che da chi è firmata questa? Frongia, ok. Allora, non tutto ha funzionato come desiderato. Molto è ancora da fare, ma vi posso assicurare che in questi lunghi mesi io e abbiamo dato quella seconda pagina, Alfredo, hai saltato la prima. La prima l'ho letta. La prima pagina di Frongia è già letta? Aspetta che allora... Tu stai alla seconda pagina della lettera di Frongia della EA 8312 protocollo, quello che hai appena aperto. Sì. Tu stai alla seconda pagina, già letta la prima di questo protocollo? La prima era la 6-64-94. No, no, la prima pagina del protocollo 8312, che è quella che tu stai leggendo, la nota 8312 tu stai leggendo, però tu stai all'inizio della seconda pagina. La prima pagina inizia: egregi, in pandemia Covid-19 ho messo tutti noi di fronte a una situazione mai vissuta. Aspetta un attimo. Devi solo alzare col dito la prima pagina, io la prima pagina. Guarda, se vuoi un attimo, diciamo, ti posso supportare. Io penso che della prima pagina quello che può essere direttamente interessante nell'ambito delle iniziative che sono state prese, quasi, diciamo, a metà, dove lui dice: nello specifico, da subito abbiamo suggerito l'introduzione del metodo del voucher da erogare in favore del cittadino al posto del rimborso, così come la sospensione dei pagamenti, del pagamento dei canoni di concessione, qualora per motivi legali legati ai bilanci e del codice dei contratti pubblici non fosse stato possibile annullarli direttamente, la proroga delle concessioni in scadenza nel periodo di emergenza ed altre iniziative utili per sostenere il mondo dello sport ed anche i lavoratori dello sport. Con grande soddisfazione molti di questi suggerimenti sono stati poi inseriti nel DPCM che via via sono stati dei DPCM che sono stati approvati. Particolare attenzione ho voluto prestare riguardo alla sospensione del pagamento delle bollette per la fornitura di energia elettrica e acqua. Proprio in quel periodo ACE aveva fatto partire la fatturazione dai conguagli relativi all'anno 2019, che in alcuni casi risultavano essere davvero elevati. In secondo momento, coordinandomi con gli assessori delle città metropolitane, ho recapitato a
al ministro Spadafora una lunga missiva in cui dalle città italiane più grandi venivano avanzate alcune richieste, anche in questo caso nelle settimane successive molti interventi proposti nella missiva sono stati poi inseriti nei provvedimenti governativi, anche a dimostrazione della bontà delle richieste. E qui torniamo alla pagina che stava leggendo, la seconda. Che stava leggendo prima. Adesso, a parte non tutto ha funzionato come desiderato e molto ancora c'è da fare, ma abbiamo dato il massimo, approfitto di questa comunicazione per fornirvi alcuni aggiornamenti. Ovviamente su questo, vediamo un attimo, dice: in questi giorni, come da me auspicato, in risposta alle temute limitazioni di utilizzo delle palestre, però qua siamo nell'ambito delle palestre di molti circoli sportivi, compresi alcuni storici circoli del Tevere, facendo accordi di collaborazione con gli istituti scolastici per permettere ai ragazzi di praticare regolarmente le ore di educazione fisica nei loro spazi sportivi. Siamo al corrente che anche alcuni di voi in questi giorni hanno avviato contatti con i dirigenti scolastici per lo stesso motivo, che ha il plauso ovviamente di Roma Capitale. Inoltre, in queste ultime settimane stiamo lavorando con diverse iniziative, su diverse iniziative, una deliberazione del Comune di comune accordo con la decima commissione capitolina che consentirà ai gestori degli impianti sportivi di realizzare strutture temporanee, questo è quello che poi abbiamo visto con le varie delibere, temporanee in grado di chiudere aree ora all'aperto o di mettere in esercizio strutture provvisorie al fine di consentire il distanziamento sociale attraverso una procedura semplificata. Nello stesso provvedimento, o in uno che seguirà breve, verrà recepita la possibilità di richiedere la revisione della scadenza dei rapporti di concessione in scadenza mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico come previsto dal DPCM semplificazioni. Richiede invece ulteriori provvedimenti, approfondimenti, vista la disciplina attuale, la possibilità di riconvertire le discipline sportive praticate all'interno degli impianti sportivi relativamente ad una percentuale della superficie totale dell'impianto. Quest'ultimo non è un provvedimento banale, ma vogliamo portarlo in approvazione. Queste iniziative la Giunta Capitolina, su impulso mio e di assessori competenti, sta lavorando un atto che consenta di annullare il pagamento della COSAP oltre la data del 31 dicembre prevista nel DPCM di agosto. Il mio volere non è mai stato di produrre atti di mero indirizzo con la possibilità che rimanessero poi inapplicati. La mia ferma volontà è sempre stata quella di produrre atti poi applicabili che rappresentino un valido sostegno per i gestori degli impianti sportivi e per il patrimonio sportivo della città. Vabbè, questo eccetera eccetera. Basta, e i cordiali saluti. Vediamo la terza nota. Eccola qua. Dove sta? Questa l'avevamo letta, quindi resterebbe solamente una, in cui ci scrive la posizione organizzativa De Luca, vediamo un attimo, Dipartimento Sport, che scrive al dirigente della UO Gestione e Sviluppo dell'Impiantistica Sportiva, architetto Ziantoni, e al direttore di direzione Egidi. Contenziosi relativi ad impianti sportivi ricompresi nel territorio del Municipio 9. E qui c'è l'elenco. Quindi ci manda in allegato l'elenco dei contenziosi posti innanzi ai vari tribunali, civile, amministrativo, eccetera, attualmente censiti dallo scrivente ufficio sulla base delle informazioni rese dall'ufficio protocollo relativi al nono municipio. Per ottenere un quadro sufficientemente chiaro circa il livello quantitativo e qualitativo dei procedimenti aventi ad oggetto contenziosi già incardinati presso i vari tribunali, si ribadisce la necessità, già evidenziata nei report periodici, di fare eseguire da parte dei funzionari responsabili della gestione dei contratti di concessione una verifica della documentazione in atti.
Ok, a seguire c'è l'elenco dei contenziosi che stavamo vedendo l'altra volta. Su questo però, siccome per me è difficile far scorrere la tabella, mi sembra di capire che abbiamo Fonte Meravigliosa, Ferratella, Sporting Club Ostiense. Sporting Club Ostiense? Secondo me non è nostra. Mi trovate in dubbio su questa, sull'ultima? È ovvio che qui... Vabbè, andiamo avanti. Allora. Papillo, e ce l'avevano detto già stamattina in direzione socio-educativa, la Federazione Italiana Bocce, la Federazione Italiana Hockey. Mamma mia. E vediamo un attimo l'ultima pagina, mi sembra che sia via Bruno, eccola qua, Sport City, che ha rappresentato uno dei punti di attenzione di questo municipio in più occasioni da parte di tutti. Ok, le lettere mi sembra che così le abbiamo lette tutte e tre e abbiamo tutte le informazioni utili per poter, diciamo, decidere che cosa fare. Se volete possiamo avviare sicuramente il confronto politico, se qualcuno deve fare delle domande di approfondimento al Dipartimento Sport, mi sembra che si era prenotato, se non sbaglio, il consigliere Di Nardo, al quale chiedo, Di Nardo, la massima sintesi, e qualora non pervenga la risposta, noi abbiamo concordato che scriveremo. Vi prego di procedere nel modo più ordinato possibile e ovviamente anche celere. Sì, grazie Presidente. No, volevo fare giusto delle domande sintetiche al Dipartimento. Chiedo scusa, si era prenotato il consigliere Crescenzi, ricordo male perché non vedo più la mano alzata. Non vorrei fare gaffe. Sì, Presidente, io mi ero presentato non su questo argomento, quindi decida lei. Okay. Allora andiamo avanti su questo, visto che comunque all'ordine di giorno, e poi mi dice quando vuole intervenire. Prego, consigliere Di Nardo. Allora, volevo intanto capire una cosa, nel senso, sono contento perché da questa lettera si capisce che ad oggi, diciamo nel 2020, si pensa che è giusto fare una verifica della documentazione in atto. Cioè io sinceramente sono un po' allibito, speravo che queste diciamo verifiche erano già fatte. Comunque la mia domanda è che intanto il report è sbagliato, nel senso che è quello che mi stupisce, che praticamente ci sta scritto che la società, per esempio Ferratella, SRL, la società Ferratella non è un SRL, è un SPA. Quindi mi chiedo com'è possibile, visto che sono 160 circoli, non sono un milione di circoli, non sapere ancora quale sono, diciamo, a livello diciamo societario gli impianti sportivi da chi sono gestiti. Quindi chiedo se questa cosa può essere verificata dall'ufficio competente, perché io leggo in tutti i report SSD Ferratella, la società è un SPA, è cambiata circa 8 mesi fa. Chiedo anche se sono stati avvertiti, perché per ogni cambio societario credo dovrebbe essere avvertito il Dipartimento, quindi credo che questo sia un ulteriore, diciamo, atto forse non dovuto da parte dell'impianto, visto che da quello che so sta anche in regola. Da quello che vedo. Poi faccio giusto altre domande, quindi questa è la prima. La seconda, chiedo se le società sono contemplate come no profit, quindi le società per azioni possono essere no profit e possono gestire impianti comunali, questa è un'altra cosa, e possono quindi entrare anche nell'ambito della questione del decreto rilancio o di altri eventuali aiuti alle associazioni sportive. Terza cosa, chiedo appunto se, visto che vedo previamente stanno tutti quello che ci hanno mandato fondamentalmente, mi chiedo cosa li stiamo facendo a fare i contenziosi, se tanto la delibera di Angelo Diario vuole comunque prorogare. E quindi la mia domanda è: può a livello di legge una delibera comunale previamente prorogare anche gli impianti sportivi in contenzioso o scaduti? Questa è un'altra mia domanda, penso molto importante. E poi mi chiedo se i bandi sono facoltativi o obbligatori da parte del comune, visto che adesso è una questione di Covid, ma a prescindere da Covid anche precedentemente i bandi erano scaduti. Quindi mi chiedo quali sono i bandi che non sono stati fatti
per documentazione mancante, quali non sono stati fatti, non so per quale motivo, a prescindere dalla documentazione mancante, i bandi possono essere evitati o c'è una, a livello di legge, qualcosa che prevede l'obbligatorietà di mandare a bando quelli scaduti? Questa è un'altra domanda. E poi basta, appunto, se ci può dire poi a livello del decreto rilancio, se come ci hanno detto gli uffici c'è la conferma, ci può dare il Dipartimento, se il decreto rilancio sono degli input che dà a livello nazionale, diciamo, il decreto, ma poi sono ogni singolo comune che li ricepisce nei modi e nei tempi che vuole, sia per quanto riguarda la durata delle proroghe, sia se darle o meno, e sia se darle a chi ha contenziosi in atto o se sono scaduti. Queste sono le mie domande, grazie. Ok, consigliere Di Nardo, grazie. Vediamo se per caso c'è qualcun altro che vuole fare delle domande e dopodiché vediamo un attimo di sentire le risposte, solo quelle che sono note e sulle quali è possibile rispondere, diversamente noi scriveremo e per ottenere una risposta formale. Diteci voi se ci sono altre domande, ditemi voi se ci sono altre domande. Allora, io volevo ripetere la richiesta. Quella che hai fatto prima. Sulla Federazione Italiana Bocce, la situazione qual è? Perché qui c'è scritto ricorso della FIB di Roma Capitale per provvedimento di diniego installazioni gonfiabili. Okay. Non si capisce. Scusa, più. Alessandra. Va bene. Okay. No, Raffaele, aspetta io... un attimo. L'altra... Sta parlando il consigliere Emilio, un attimo. Sì, sì, sì. Giusto perché dobbiamo annotare le domande, io ho bisogno di ordine in questo, scusatemi, se no poi sul verbale non si capisce niente. E l'altra sì, aggiungo giusto una cosa dopo, no, credo che aspetta, mi no, okay, allora. Consigliere aspetta. La Federazione Italiana, ok, risarcimento danni proprio eseguiti a beni e beni trafugati presso l'impianto sportivo di via Bilbao proposti dall'impresa Ingegner Gherardi, sentenza 11.101.8, richiesta respinta. Ma in questi casi è possibile avere un prolungamento dell'assegnazione del bando oppure dovrebbe avviarsi normalmente un bando per assegnarla nuovamente in questi due casi? Grazie. Grazie consigliere Mili, se Caterina ha notato le domande completiamo, se ci sono altre domande, se no vediamo se arriva una risposta come ho detto prima dal Dipartimento. C'è qualcun altro che voleva fare? Non ho capito la domanda del consigliere Mili, scusate. Su quello di a Bilbao? In questi due casi... Secondo me, visto che ci stanno delle sentenze di a Bilbao e a Tre Fontane, e qual era? Scusami, ok. E... Allora, guarda, Federazione Italiana Bocce, via della Grande Muraglia. Allora, l'avevo scritto prima. E poi... l'altra la Federazione Italiana, ok, a via Vignone, okay, via Bilbao. Federazione Italiana, ok? Okay. Se è possibile, rispetto alla situazione che risulta dalla relazione, che venga concessa un prolungamento della... È così? Una proroga? È così? Ok, sì, grazie. Grazie Alfredo. Grazie. Ci sono altre domande? Ok, allora chiediamo al dottor Ottaviano se per caso a queste domande che abbiamo fatto gliele possiamo ripercorrere, se non le ha segnate, diciamo non le ha annotate in corso di, diciamo, degli interventi, almeno quelle per le quali può rispondere, così le depegniamo. Sì, ecco, buongiorno a tutti. Faccio la premessa che partecipo in sostituzione di un collega, l'architetto De Luca, che sarebbe dovuto venire ma è stato impossibilitato a partecipare. Io non ho l'elenco degli impianti descritti nella nota 8756, ma li ho sentiti dalla vostra lettura. In merito alle domande che sono state fatte, ne ho segnata qualcuna. E, ecco, per quanto riguarda la domanda del consigliere Di Nardo su Ferratella, sul cambio di società da SSDRL a SPA, mi posso riservare di verificare che sia stata comunicata la trasformazione societaria, perché le trasformazioni societarie vanno preventivamente comunicate all'amministrazione. Quindi questo è un primo passaggio. Relativamente, ecco, alla necessità di l'obbligo di fare bandi o meno, sicuramente le concessioni scadute
devono essere affidate a seguito di un bando, quindi di un bando ad evidenza pubblica, e questo è previsto dalla legge. L'ufficio attua, diciamo, il suo operato in conformità alle leggi, alle norme statali e agli indirizzi politici che vengono dati al Dipartimento. Quindi si è parlato anche di proroghe, sono state chieste se è possibile fare proroghe ad impianti con dei contenziosi. Io questo ovviamente non so rispondere, vedremo successivamente all'approvazione di questa delibera di cui l'assessore Frongia ha parlato in questa nota 8.3.12, e poi ecco l'ufficio attuerà quanto sarà previsto, quando verrà indicato dalla parte politica. Questo è un primo passaggio. Poi non so se confermo, diciamo, le note, gli impianti sportivi che sono oggetto di decadenza, rammentando che la decadenza è dovuta a cause irregolarità dei concessionari, e quindi ecco l'ufficio ha contestato queste irregolarità che non sono state rimosse, e quindi è partito questo procedimento di decadenza. Che va nel bene, caso del municipio Novo sono questi qui indicati nella nota. Comunque il Dipartimento si riserva di rispondere formalmente alle domande. Infatti già ci ha detto, ci ha dato delle notizie interessanti. Io farei in questo modo, se per lei va bene, come presidente di commissione, appena è pronto il verbale o comunque appena ho notizia, adesso mi confronto con la segretaria verbalizzante sui contenuti che sono stati verbalizzati stamattina, vi trasmetto immediatamente una nota in modo tale da, spero, insomma, poter ricevere in tempi brevi una risposta, in modo tale che abbiamo un quadro chiaro almeno sulla situazione locale. E signori, ditemi se avete altre domande da fare al dottor Ottaviano, che nel frattempo su quello che è stato detto già ci ha risposto, per quanto era per lui possibile farlo essendo in sostituzione di un collega assente. Ok, allora non ci sono altre domande, io ringrazio il dottor Ottaviano per essere stato qui con noi risentiamo successivamente alla nota che le trasmetteremo. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie. Grazie. Arrivederci. Allora, consiglieri, concludiamo l'istruttoria. Io farei in questo modo: una parte l'abbiamo fatta stamattina con la direzione socioeducativa, una parte l'abbiamo fatta adesso, entrambi con il Dipartimento ci hanno chiesto di mandare una nota. Caterina ha verbalizzato tutto, sarà mia cura far partire questa nota in tempi brevi, e a seguire completeremo, appena abbiamo le risposte, valuteremo se è il caso di fare un ulteriore approfondimento e in che modalità. Caterina, appena arriveranno queste risposte, ricordiamoci che comunque vanno, diciamo, trasmesse a tutti i consiglieri di questa commissione, compresi, essendo presenti stamattina in sostituzione, anche ai consiglieri Tranquilli e Crescenzi. La prepariamo. La nota, Caterina, come da prassi, facciamo il solito iter, la scriviamo con quelle domande che sono sul verbale. Ma il problema è che io ho quel problemino stamattina, che il mio PC si è spento, quindi parte del verbale sta su quel PC e l'altra vediamo parte... Vediamo che cosa succederà, se bisogna riascoltare l'audio in casi di emergenza si rifà, quindi questo non è un problema. No, io dicevo che non riesco stamattina, se il PC non si riavvia, a vedere la prima parte e quindi a capire che cosa dobbiamo scrivere nella nota. Quando sarà possibile, io e te ci mettiamo d'accordo, senza problemi, e vediamo come fare per procedere. Aspetta un secondo, Alfredo, l'importante è che risulti, almeno a questo punto mettiamocelo, come dire, ce lo annotiamo, quando perverrà la risposta a questa nota, ricordiamoci che la dobbiamo mandare anche ai singoli consiglieri, e compresi anche i consiglieri Crescenzi e Tranquilli, che oggi erano in sostituzione degli assenti, per consentire loro
di fare, come dire, tesoro e dare il loro contributo anche in una, diciamo, in un approfondimento successivo. E, signori, io vi devo lasciare. Scusa un attimo, volevo che questa nota fosse trasmessa anche, se credete opportuno, all'assessore Frongia. Va benissimo, va bene, sì. Scriviamo al dipartimento. Sì, la nota che scriveremo con queste stanze, sì. La mettiamo, diciamo, la trasmettiamo anche all'assessore Frongia. Va bene. Va bene. Ok, allora, perdonatemi, io adesso, non avendo la possibilità di continuare a essere presente in commissione per il motivo che vi avevo accennato prima, dovendo fare la visita medica, sono costretta a salutarvi e ovviamente se vado via io la seduta si interrompe e questo chiaramente mi dispiace. L'istruttoria l'abbiamo portata comunque avanti, rimandiamo esame posta e varie ed eventuali ad una. Presidente, prima che vada, io volevo ancora intervenire. Io ho rimandato le varie ed eventuali. Se è una cosa urgente, apriamo le varie ed eventuali. Io ho 2 minuti e purtroppo vi devo salutare. No, il mio non è un argomento, è semplicemente una constatazione rispetto anche a quello che alle parole che mi ha riservato all'inizio della riapertura. Scusa, solo un attimo. Sì. Se possibile. Prego. Mi dica. Evitiamo polemiche, sì, se possibile. Sì, se possibile vorrei evitarle. Posso proseguire quello che stavo dicendo? Chiedo a Caterina queste considerazioni, sì. Dove le dobbiamo fare verbalizzare? Allora, io non ho, diciamo che in apertura di seduta, io non so cosa vi siete detti perché non avevo la possibilità di riavviare la registrazione. Cioè quindi non risultano. Quindi non c'è nulla. Perfetto, allora consigliere Crescenzi, non so, essendo verbalizzato, possiamo sentire per telefono, sono disponibile a tutto. Io ho una visita medica. Se posso comunque sono parlare, costretto. Presidente. Se è riferito a qualcosa del genere, chiedo di evitarlo, se è possibile, ci sentiamo per telefono. No, non mi è possibile, purtroppo, assolutamente, perché quello che mi ha riservato, le parole che mi ha detto rispetto alla mia mancanza di sensibilità per un suo problema personale, che in nessun modo io sinceramente mi sento di averle mancato di rispetto, ma anche meno di non aver avuto l'adeguata sensibilità nei suoi confronti. Ma non risulta in questo momento queste mie considerazioni. Ma non potete farlo per privato queste cose. No. Non credo che interessano i cittadini. Forse è essere interrotto più. Questa è una commissione municipale, non è uno sfogatoio. Cioè, facciamo la Barbara Scusa. Grazie. Cattina. Sì, se posso non essere interrotto più e posso parlare. Perfetto, non mi è consentito, grazie. Arrivederci, Caterina, buon fine.